Siamo. Ah, com'è andata quest'anno? Siete soddisfatti? È stata una bella annata? Assolutamente sì, perché questo è l'anno della ripresa post-Covid, quindi dopo due anni non di fermo, perché noi siamo una realtà che non si è mai fermata neanche nel periodo di Covid e siamo riusciti ad organizzare la sagra, però questa è stata la ripresa con tutti i giochi, le attività ludiche e quindi con la festa completa a pieno regime. Una bella fortuna anche per noi di Aga avervi rivisto dopo anche qualche anno e comunque siamo soddisfatti. Cioè. Noi siamo molto contenti che Aga sia presente a questa edizione della sagra, innanzitutto per il progetto sul portale della cultura alimentare, ma anche proprio perché noi ci sentiamo in qualche modo parte di Tocchetti, grazie agli inviti che abbiamo ricevuto in questi anni e alle amicizie e legami che sono nati col Festival Internazionale dei Giochi di Strada. Infatti molti giochi che sono qua sono portati da altre comunità ludiche, tipo i trampolisti di Schietti o i giocatori di calcio al Foso di Pienza. Parlando di giochi, abbiamo qua questi due ragazzi, noi, presentarceli. Sì, noi giochiamo nel rugby Casalmaggiore, però è solo un espediente per tenerci in forma per partecipare al campionato italiano di Sburla la Rode, che purtroppo abbiamo perso. Purtroppo quest'anno è andata così, però ci riproviamo sicuramente l'anno prossimo. E vinceremo. Anzi, tenetevi tutti pronti perché abbiamo la vittoria in pugno. Questa è una dichiarazione molto importante e pesante. Assolutamente. Ci toccherà tornare l'anno prossimo per vedere se mantengono la parola, perché e qui approfittiamo del fatto che Damiano ci ha promesso prima, telecamere spente, due porchette se vinceremo. Abbiamo sentito anch'io. Non lo volevamo dire, ma l'abbiamo detto. Confermo, l'ho sentito anch'io.